specie di eroe. Eroi come Ercole! Tesoro vuol dire maschile! Mi piacerebbe fare della dolce musica. La nostra storia, in effetti, comincia molto prima di Ercole, milioni di anni fa. Amici di Molise, oggi viaggio in Molise fa tappa a Larino. Parliamo di carnevale anche se siamo in estate, infatti è la prima volta che viene proposto il carnevale estivo, ma non un semplice carnevale, infatti ci sono resti dei carri di questo inverno, maschere ma soprattutto un musical, andiamo a scoprire tutto in questa puntata di Viaggio in Molise. Pericolo, ognuno decideva per sé, e fra vulcani e terremoti tutto andava giù. Membro del nuovo consiglio della Proloco di Larino, Danilo Marchitto, quando si parla di carnevale c'è sempre Danilo, quest'anno per un appuntamento estivo. Sì, in effetti abbiamo voluto organizzare un doppio appuntamento, questa è la seconda fase di un ciclo relativo non solo al carnevale ma in particolar modo alla cartapesta. Abbiamo iniziato il 4 e 5 agosto con dei laboratori di cartapesta insieme a un maestro cartapestaio di Putignano, il più longevo maestro cartapestaio, il maestro Franco Giotta, col quale abbiamo seguito dei corsi, un paio di corsi di aggiornamento per le nostre attività. Ad oggi si conclude questo ciclo e vogliamo appunto far comprendere che attraverso la cartapesta può esserci un rilancio socio-economico non relativo solo e esclusivamente al carnevale, ma in particolar modo anche a attività correlate come quella della messa in scena di un musical. I ragazzi che tutti gli anni collaborano e partecipano al Carnevale Larinese hanno realizzato le scenografie di questo musical Hercules. Gli altri componenti del direttivo della Proloco hanno rivisitato la storia di Hercules riambientandola a Larinum, quindi vedrete uno scenario non solo greco ma romano, con le strutture dell'anfiteatro romano di Larino, con le monete Ladinod e tutta una serie di varie modifiche proprio sulla impostazione iniziale di Hercules. Inoltre la collaborazione con una scuola di ballo Meyer di Larino, le ragazze che ogni anno collaborano e partecipano al Carnevale Larinese hanno messo in scena proprio tutte le coreografie, le varie ade, le varie muse, ci saranno i protagonisti appunto Hercules, Zeus, tutti interpretati rigorosamente dalle ragazze e dai ragazzi che lavorano appunto alle coreografie di ballo ogni anno al Carnevale. Il tutto il resto è stato fatto appunto in cartapesta. Stasera, oltre al musical, potete ammirare anche quelli che sono i pezzi che sono sopravvissuti al Carnevale 2014. E insomma, speriamo di essere riusciti a dare una giornata, tra virgolette, al Carnevale estivo che è sempre mancata all'appuntamento dell'estate larinese. Quando parliamo di Carnevale parliamo di goliardia, però con questo musical parliamo più di cultura. Questo musical, esatto, è una sfida in più. La sfida in più è quella di portare la cartapesta ad un livello culturale molto più elevato di quelle che possono essere le semplici allegorie del carnevale. Attraverso la cartapesta noi riusciamo a realizzare ogni tipo di materiale. La modellazione della carta è unita semplicemente a dell'acqua mischiata con della farina. I ragazzi riescono a realizzare tutto quello che vedete alle mie spalle. Di conseguenza hanno un'arte tra le mani che devono poter sfruttare anche oltre al Carnevale Larinese, ma nel quotidiano, per poter avere appunto un rilancio socio-economico di questa realtà. Com'è stata l'adesione ai corsi di cartapesta, ai laboratori? Devo dire che non mi aspettavo una partecipazione così ampia. Abbiamo raggiunto oltre 40, tra virgolette, maestri cartapestai larinesi che hanno inteso collaborare con il maestro Franco Giotta. C'è stata una buona adesione, nonostante erano due giorni intensissimi di oltre 12 ore di corso di fila. Devo dire che ha risposto veramente bene, insomma, la realtà larinese, e questo ringraziamo come direttivo Proloco appunto tutti i ragazzi che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Noi testimoniamo ormai da qualche anno questa evoluzione del Carnevale Larinese, lo diciamo sempre, il carnevale più bello della regione. Possiamo anticipare quale sarà il prossimo passo in avanti di questo carnevale? Il prossimo passo in avanti in assoluto, quello che ci prefiggiamo come direttivo Proloco, è il riconoscimento del Carnevale Larinese come carnevale regionale. Non è più possibile che dopo quest'anno festeggeremo la 40ª edizione. Ormai i giganti di cartapesta hanno raggiunto dimensioni pari a 14-15 metri di altezza e 12-13 metri di lunghezza.
sicurezza. Non possiamo più permetterci di rimanere nell'anonimato, a tutte queste strutture va dato un proseguo, va dato un ampio raggio e soprattutto uno sviluppo economico, che è l'unica possibilità per mantenere in piedi ancora questa manifestazione. Pertanto faccio un appello soprattutto a quelle che sono le istituzioni regionali e le istituzioni locali affinché si impegnano rigorosamente e con una volontà al di fuori di ogni confine per il riconoscimento di questo carnevale larinese come carnevale regionale, perché è davvero, davvero meritevole. Che si rinnova, quella di Larino, ringiovanisce, e tra i giovani consiglieri andiamo a conoscere Carmen La Serra, che ha come tutti gli altri lo scopo quello di ringiovanire questo paese, soprattutto tanti nuovi appuntamenti. Allora, ciao Antonio e grazie di questa possibilità pubblica di poter, per poter parlare un po' degli obiettivi della nuova Proloco. Il nuovo direttivo della Proloco è composto appunto da tanti giovani che hanno accettato la sfida di restare a Larino, oppure anche di andare via, però sempre mantenendo care le origini che sono un patrimonio culturale, storico, ambientale proprio della nostra terra. E ci siamo resi conto, ed è importante che se ne rendano conto proprio i giovani, dell'importanza di mandare avanti delle tradizioni nuove oppure più antiche, che fanno da cornice a questa comunità che vive in un bacino storico, culturale, ambientale prezioso. E uno degli obiettivi del nuovo direttivo della Proloco è proprio quello di potenziare le 1000 risorse che questo territorio può offrire per poter ampliare la conoscenza della nostra storia sia ai comuni limitrofi che in un domani, ed è questa poi la grande sfida, anche al resto dell'Italia e poi anche all'estero. È uno di questi appuntamenti sicuramente il carnevale, perché coinvolge tanti giovani. Sì, infatti il carnevale è una delle tradizioni nuove, relativamente nuove, che fanno parte del nostro patrimonio, ed è una di queste risorse di cui appunto parlavo prima. Ed è importante riprendere un po' alla memoria anche durante un'occasione estiva, durante un appuntamento estivo, e quindi far rivivere l'atmosfera e la magia del carnevale anche durante l'estate. Ed è questo proprio l'intento della serata che staremo per vivere, ossia quello di unire il patrimonio storico-culturale, quindi con la messa in scena di Hercules, ambientato non nell'antica Grecia ma nella nostra Larinum, e di unire questa particolarità dell'arte della cartapesta, che appunto è una delle risorse, perché noi abbiamo dei carristi e dei giovani che si impegnano fortemente per far uscire uno degli eventi più belli secondo me del nostro Molise. Per la riuscita di un musical l'importante sono le coreografie curate dalla scuola Meyer. Parliamo con Maria Grazia Loffredo, un lavoro che vi ha impegnato abbastanza. Sì, ci ha impegnati, ma ci siamo davvero divertiti, perché c'è stato un bello spirito di squadra, molta collaborazione da parte delle ragazze, molto stimolo per la creatività mia, ma anche la loro, perché abbiamo lavorato insieme e c'è stato un bello spirito di coesione. Ma ci sono state soltanto le coreografie oppure anche apporto di vostre ballerine? No, apporto di ballerine no, soltanto coreografie. E abbiamo qui a Larino una scuola di ballo e sono stata davvero fiera di essere tirata in ballo per questo bel progetto. Speriamo che ci sia collaborazione anche per i vari balletti del Carnevale Reale, quello invernale. Speriamo, noi siamo a disposizione, e poi lavorare con i ragazzi è sempre di grande stimolo, ci aiuta a migliorare, non si finisce mai di imparare con loro. Attore protagonista a Larino per rappresentare Hercules, Gianluca Venditti. Gianluca, una bella avventura questa sera. Eh sì, siamo tornati un po' indietro nel tempo, mi fa piacere indossare i panni di un grande eroe e comunque un grande cartone comunque della Disney che ha sicuramente ispirato questo musical. E dai, i muscoli ci sono, la voglia c'è, ci siamo. È bello unire cultura e divertimento con il carnevale larinese che ormai è affermatissimo e questo appuntamento culturale.
Esatto, un appuntamento che si rinnova quest'estate con successo di pubblico, devo dire, ed è un modo anche per, come posso dire, provare a mischiare delle cose e potrebbe nascere un bel mix. C'è il carnevale, c'è il musical, e quindi c'è recitazione, c'è anche la tecnica della cartapesta, un mix di fantasia, creatività, tutto made in Larino. E poi la collaborazione anche con scuole di ballo per le coreografie, insomma un progetto importante il vostro. Un progetto importante, ci sono state tante ore di esercizio, abbiamo dovuto coordinare un po' di cose, dai dialoghi per le recitazioni dei personaggi, per la recitazione dei personaggi, ci sono Antonio e Maria Grazia, a cui va il mio ringraziamento, hanno fatto un lavoro pazzesco per preparare le coreografie, e insomma sarà una bella cosa, suoni, musiche, parole e i pupazzi di cartapesta che sono un ottimo scenario al tutto. Nuova Prologo a Larino, andiamo a conoscere il presidente Michele Di Ridolfo, una bella avventura questa di ringiovanire la Prologo a Larino. Certamente, dopo qualche anno che è stata commissariata siamo entrati noi, diciamo quasi tutti giovani, tranne io un po' con un'età sui 49 anni, quindi però mi trovo benissimo insieme a loro che sono giovani in confronto a me. Beh, che dire della Prologo? Vogliamo far rinascere un pochettino questo paese, dando un po' di allegria, un po' di cultura e un po' di sviluppo del nostro territorio, farlo conoscere un pochettino a tutto, non voglio dire tutto il mondo, a noi ci basterebbe tutta l'Italia. C'è da lavorare tantissimo. Noi siamo disposti a farlo, come bene si possa vedere questa sera. Abbiamo riproposto il carnevale estivo, che era da tanto che ci stavamo pensando, e beh, si può vedere un pochettino i risvolti. Poi alla fine chiederemo alle persone, a tutti coloro che partecipano, com'è stato questo evento, se è stato di gradimento oppure meno. Nel futuro sì, ci stiamo organizzando, è il primo anno, ci siamo insediati da poco, la volontà c'è. Se casomai verremo aiutati un pochettino da altre persone, le cose andrebbero molto meglio. Quindi ci sono anche delle difficoltà nell'organizzare un po' il tutto? Beh sì, le difficoltà ci sono, come dicevo, il primo anno, no? Ancora sappiamo come muoverci nella burocrazia, nell'organizzare e in tutto. Però piano piano, come si dice, nessuno è nato imparato. Noi ce la metteremo tutta. Però Larino merita qualcosa in più per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda gli appuntamenti estivi, perché ormai è diventata una cittadina estiva. Larino merita, anche se in questo momento c'è un po' di crisi nel mondo, ma dobbiamo superarla, dobbiamo creare del lavoro anche con l'evento che abbiamo organizzato con i maestri di cartapesta di Putignano. Quello non è solo per divertire, però può diventare un vero e proprio business, un lavoro. Tutte queste persone che girano intorno, che magari già sono addentrati in questo campo, possono sviluppare un qualcosa che può dare, come dire, un futuro, un lavoro per chi magari in questo momento non ne ha. Un invito a chiunque voglia collaborare, a darvi una mano, anche se non fa parte del direttivo della Prologo. Non esiste che lavora solo il direttivo. La Prologo è innanzitutto, dovrebbero intervenire tutti i soci, ma tutta la popolazione. Perché, come si dice, per fare un evento grande ci vuole la gente che lavori e che ha voglia di creare belle cose. Innanzitutto l'amministrazione ci deve aiutare, come lo sta facendo, ma piano piano arriveremo a organizzare bellissimi eventi. Al termine di questo appuntamento di Viaggi in Molise dedicato al carnevale larinese, carnevale estivo, per il vero carnevale larinese, il carnevale più bello della regione, bisogna aspettare ancora qualche mese, anche se i ragazzi cartapestai già sono all'opera. Per tutti gli appuntamenti di Larino basta consultare il sito della Prologo e scoprire quali sono in programma.